minor responsabilità del Presidente della Repubblica guadagnino 6 volte il Presidente della Repubblica. Quindi c'è qualcosa che non funziona, ma è talmente facile che sarei felice di poter dire il contrario, che per una qualche ragione uno stipendio base non superiore ai 200.000 euro, che corrisponde più o meno a quello di Napolitano, può essere incrementato dalla capacità di produrre qualcosa che aumenta il valore della tua azienda, quindi un premio sulla base delle... Non mi pare che sia il caso. Allora, è possibile che il Presidente della Repubblica nomini Giuliano Amato o i membri della Consulta, i quali per dare un parere sul Porcellum, che è come dire che è una porcata, lo dice la parola stessa, prendono 490.000 euro al mese e hanno automobili, segretarie, uffici. No, allora, questo vediamo, dato vediamo, che è dentro lo Stato... Vediamo gli stipendi della Corte Costituzionale. No, no, solo potrei parlare, no, perché se uno deve interrompere dopo un secondo... No, no, voglio solo farvi vedere a supporto no, quanto... Hai detto 490.000 euro al mese, hai detto, non prendono 490.000 No, 400 all'anno, che mese, prendono, quale mese, guarda, che stai dicendo? Il giudice della Corte Costituzionale prende circa 36.000 lordi e fai i conti e vedi al mese. Sono. Il Presidente 43.000 lordi al mese. In ogni caso... Un mucchio di soldi. Ma non è che io devo andare a spulciare nelle tasche di questi, dico prendono di più il doppio del Presidente della Repubblica che li nomina. Ci sarà qualcosa che non funziona. Prendono 4 volte Renzi, che ha una responsabilità. La responsabilità di Amato o del mio amico Luigi Mazzella, che dicono e delibano sulla legge elettorale, sarà meno forte di quella di Renzi? E come si può dare che prendano 10 volte quello che prende Renzi? Quindi è una cosa troppo ovvia. Però io volevo dirti, visto che sei subito passato a questo troppo facile argomento che non può che avere il favore popolare, io sono felice di essere, dopo tanti anni, e ormai da qualche anno, del tutto fuori. Cioè io non rappresento niente se non me stesso. Mi occupo della mia anima, non sono un politico, non sono un finanziere, non sono un economista. Ma mi chiedo cosa vuol dire essere anti-europei se si è contro l'euro? Sono anti-europei gli inglesi? Sono anti-europei gli svizzeri? Sono anti-europei i norvegesi? Cioè, dove uno difende la sua moneta e la sua economia, è anti-europeo? Allora, se esiste la sterlina, può esistere la lira? Io che ho avuto la fortuna di avere una vita, tutto sommato, di soddisfazione, non ho da molti anni usato più le monete, perché in qualche modo qualcuno ti accompagna, paga per te, quindi ho smesso di usare lira ed euro. Un giorno mi trovo a Salle Lettri. Si fa pagare tutto lei, non ho capito. Non mi faccio pagare tutto, c'è un altro che paga, il mio assistente, non è che mi fa delle polemiche. Quindi non uso. Un giorno mi trovo da solo con 6 euro in tasca, 4 euro, cioè no, non ho mai monete, ma questo non è, potrò decidere di non avere monete. Ecco, non ho monete. Mi chiedono 3 euro di un ghiacciolo a Savelletri in Puglia. Da quel momento ho capito che l'euro è una merda, perché se per le cose grandi, una casa, una macchina costano come prima, una bottiglia d'acqua minerale, un caffè, un panino, un ghiacciolo costavano a me, giovane, 500 lire. Costano oggi 3.000 lire, 4.000 lire. Io ogni giorno esco, metti che uno guadagna 100 euro al mese, che è molto, al giorno, che è molto, 100 euro. 30 li spende senza accorgersene. Tra il caffè, le sigarette, la mancia. Prova a dare la mancia a uno di 0,50 centesimi. Ti sputa dietro, devi dargli 2 euro, 4.000 lire. Ma che cazzo è? Che mondo è quello in cui io devo dare 4.000 lire di mancia? Ma dove è scritto? Ma perché... No, tu questo allora sarò anche europeista, io non voglio né l'euro né pagare le tasse per dare i soldi a quelli lì, non pago una lira per dare i soldi alla Consulta, non pago una lira, non li voglio dare, non voglio dare una lira a Moretti, a Scaroni, non di più, odio Conti, io Conti lo arresterei, perché uno che mette le paleoliche in tutta Italia e gli do anche 6 milioni di euro, nel culo glieli voglio dare le paleoliche, non voglio una lira, non gli do una lira. Va bene. Altro che, però, tanto per essere sereno, per essere sereno, e non sono anti-europeista, e non sono neanche fascista. In maniera esauriente e convincente la mia tesi che l'euro è una fregatura. Quindi ragazzi, è una fregatura secca. Fermi. L'euro è quello che è. Ecco, ci sono anche i ladri però. Sì, cioè, ma quelli ci sono dappertutto. Ma dimmi cosa costava un giornale quando eravamo ragazzi. Il tuo giornale costerà 2.400 lire, ma che cazzo sono due di carta di merda, non le voglio pagare, costava 200 lire. Allora, lo dico come persona, non come parte di partito, non me ne frega niente. Voglio dire che gli applausi di questa Mi sembrano facili, di questa imprevedibile platea è lo specchio preciso del paese. Perché la verità... Tu entri in un bar, vai per strada, inizia a inveire contro l'euro e la gente ti dice che c'è ragione. Dopodiché, secondo me, non è così facile e così semplice uscire dall'euro come dice Salvini. No, forse non è facile uscire, cioè, non è anti-europeista. È popolare dirlo, no? Però, c'è un'Europa per esempio, di voglio Stato. Sapere il parere
di un imprenditore come lei, uscire dall'euro conviene oggi? È così semplice, è così scontato? 105. Allora, noi abbiamo scelto di entrare nell'euro, nessuno ci ha obbligato ad entrare nell'euro, è stata una decisione che ha preso l'Italia. No, i politici italiani. Io non l'ho presa, l'ha presa Ciampi, l'ha presa Prodi e vaffanculo. Sgarbi. Ciampi e Prodi, vaffanculo, non l'ho presa io. No, Vittorio, non l'abbiamo presa. Vittorio. Non c'è stato un referendum. Vittorio. No, perché non è che sentiamo che l'ho presa io. No, okay. Però io ero in Parlamento e non ho votato nulla. L'ha presa Ciampi e l'ha presa Prodi. Punto. Prego, un attimo, fai parlare a Io non ho deciso. No, ma dice gli italiani, io sono italiano, no. Io voglio la lira. Vabbè, sono per la lira. Tu, però non ci sei solo tu in Italia, Non ci sei solo tu qui. Vabbè, però io sono per la lira. Allora, quello l'abbiamo capito. Anzi, chiedo gentilmente di non usare al pubblico il principio che uso più sia la vacca le sua, in un'embrianza, diciamo, in questo modo, che tradotto in italiano vuol dire chi crede di più la mucca è sua. Non è così. No, no, ma dico che gli italiani non è vero. Non è vero. Allora, gli italiani hanno avuto tempo. Hanno fatto un referendum, forse? Ma che cazzo dici? Sgarbi, dai. Ciampi e Prodi, Sgarbi, non sono italiani. Dai, Vittorio, però. Sono due, un banchiere che guadagna. Ma l'abbiamo Ciampi capito. Guadagnava 50 milioni al mese. Va bene, ho capito. Perché dico, io sono italiano e non mi rispecchio nella sua ricostruzione. Ho capito, ma però me la fai sentire. Sono italiano, no. Ma me la fai sentire, però. Dici che usi la politica italiana di centrosinistra, Ciampi e Prodi, è entrata nell'euro. Va Questo bene. Lo ascolto. Va bene, abbiamo capito. Ecco. Brambilla. E anche Berlusconi, se mi frega un cazzo anche di Berlusconi. Brambilla. Faccio l'ultimo tentativo. Sì. Allora, non si scoraggi. No, vabbè, cioè. Non è. Questo modo di argomentare getta fumo negli occhi alle persone. Cerca il consenso, l'applauso. Ma non voglio consenso, dai, non sono candidato. Ho capito, Sgarbi, Vittorio. Hai detto gli italiani, io sono italiano, Vittorio, vai a casa, non rompere i coglioni. Vittorio, però, io non getto fumo, dai, tu lo getti. Vittorio, per piacere. No, dai. Siccome no, dice, no, no, no. Perché devo gettare fumo? No, io non voglio consenso. Non voglio accettare essere che gli altri ti critichino. Ma parli per sé, dica che vuole lei, non parli per me, io non lo voglio. Stai mandando a quel paese in mezza Italia. Permetti ma non che qualcuno cazzo ti critichi. Italia di un quarto d'Italia. Ho capito, ma non può parlare di me che butto senza che rispondi ogni volta, no? Ti ho detto che volevo difendere Moretti, per me difendere la parte più difficile. Ho difeso Andreotti io, mi pare possibile, che ho paura di difendere cause difficili. Ma non difendo l'euro. Ho capito, ma non ci interessa. Che parli di cose precise, ma non dica cose che riguardano me. No, però dai, veramente. Dai, facci questa cosa. In democrazia credo che si possa esprimere il proprio pensiero. Dai, ma non hai un andiamo pensiero. Dritti, andiamo dritti al punto. Andiamo dritti al punto. Va bene. Allora, gli italiani hanno avuto tanti anni per poter dire non sono d'accordo con l'euro. Ma chi lo dicevano? No. Ma dove? Ma con chi? Ma chi? Ma che cazzo dici? Non parla degli italiani, no, parla della politica italiana. Posso fare parla di Ciampi, parla di Prodi. Mi sembravi anche uno abbastanza eversivo. Sei un conformista. Vittorio, posso fare io sono italiano. Senti, ma perché devo parlare per me? Posso fare? No, posso fare. Io sono tedesco, io sono svizzero. Posso fare un discorso serio? Sì. Cioè, tu stasera mi vuoi rovinare la trasmissione? Sì, abbastanza. Mi sembra di aver capito. No, allora dai, fammi questo. Io ero d'accordo. Mi fai? Non lo so, dai, prima era d'accordo. Ti prego, dai, fammi sentire anche gli altri, grazie. Ma dimmi che alternativa avevano quegli italiani, se non lo volevano, io non lo volevo. Vabbè, ho ma fatto questa qualcosa. È una forma di intimidazione verso sono chi esperimenta. Ho potuto decidere, no. E parlo di me che non sono l'ultimo coglione, sono vabbè. Il penultimo, ma non sono l'ultimo coglione. Io non c'entro. Meno allora, uno, io adesso meno. Voglio sentire il parere di Brambilla, ma non che, voglio ma, sentire il tuo. Dai. D'accordo, ma basta, che non parli dai, di me. Dai, grazie. Come dicevo, gli italiani. No, però lui non deve stuzzicare. Allora c'è sempre ragione lui. Gli italiani fanculo. Hanno avuto modo durante italiani. Questi anni di decidere. Fanculo. Ma dove decidere? Dove? Vabbè, ho come? Capito. Però veramente, no, sul serio, Sgarbi. Ma perché non parla? No, no, ma però questa qui è una forma che non è accettabile. No, la sua, dice sempre no, la stessa cosa. Non è accettabile. No. Questa cosa non è accettabile. Quindi ma avete mi fai lo la cortesia? Lo volevate l'euro? Non lo, lo volevate l'euro? Ho capito. Allora non parla per altri. Vabbè. Parla per gli svizzeri, vabbè. Per i tedeschi, vabbè. Per le capre. Mi dispiace come? Che tu stasera faccia così, mi dispiace. Ma sono serenissimo. No, non sei sereno per niente. Mi dispiace, lo trovo una forma molto prepotente e autoritaria di stare in uno studio televisivo, va bene? Ok, allora dicevo.